Salve a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Girandolina, il programma di White Radio TV dove vi daremo di volta in volta consigli e informazioni utili per viaggiare in un piccolo formato come pillole. Ma entriamo subito nel vivo di questa puntata, anzi no, vi voglio fare indovinare di cosa parleremo. Allora, se vi dico luci, feste, regali, luminare, alberi, cosa vi viene in mente? Quel periodo dell'anno che viene atteso da tutti, grandi e piccini, anche se insomma io non sono tanto piccina e mi piace da morire anche a me, vabbè. Quindi sto parlando delle festività natalizie, quindi del Natale. E festività natalizie durante le quali in tutta Europa e anche in Italia, nella maggior parte delle città italiane, vengono organizzati i mercatini di Natale, che sono un richiamo bellissimo che soprattutto per i bambini, perché sono appunto queste manifestazioni che c'è luci, allegria, feste, insomma che è veramente il top per tutti i bambini. Ovviamente noi in questa puntata vi parleremo di quelli che secondo noi sono i tre mercatini di Natale migliori da poter visitare con i bambini piccoli, ma vi ripeto, vengono organizzati tantissimi in tutta Italia, quindi non me ne vogliano i nostri amici se ne parlo solamente di tre. Allora, iniziamo subito dai primi, che sono un po' quelli più famosi e sono anche quelli più antichi, quelli che vengono organizzati ogni anno nel Trentino Alto Adige, quindi appunto mercatini di Natale del Trentino, che vengono organizzati in tutta la regione, ma principalmente in 5 città, quindi Vipiteno, Brunico, Bressanone, Merano e Bolzano. Il mercatino di Natale di Bolzano è anche quello più antico d'Italia. Perché visitare questi mercatini? Perché si visitano se volete veramente assaporare quella che è la vera essenza del Natale autentico. Lì veramente vin brûlé, giocattoli di legno, chalet. Inoltre c'è anche un piccolo pizzico di Mitteleuropeo, perché ovviamente grazie alla vicinanza che si ha con l'Austria, quindi le corone dell'avvento, insomma. Se volete veramente assaporare la vera essenza del Natale di prima, ecco, andate ai mercatini del Trentino perché sono veramente, veramente favolosi. Spostiamoci invece un pochettino nel centro Italia, quindi scendiamo un pochettino nel centro Italia, spostiamoci più verso la zona di Rimini, nella provincia di Rimini, però nella più antica repubblica del mondo, ovvero San Marino, dove ogni anno viene organizzato il Natale delle meraviglie, che è una manifestazione che vede coinvolto tutto il piccolo borgo di San Marino, dove ci sono tantissime installazioni luminose, fotoset, spettacoli dal vivo, spettacoli con luci, suoni, veramente una miriade di luminare che illuminano tutta la città e tutti i palazzi. Ecco, lì potrete portare i vostri bambini che secondo me rimarranno estasiati dalla bellezza di questo piccolo borgo che sembra veramente illuminato a giorno anche se è notte. E ultimo mercatino, ma non per importanza, è nella nostra regione, quindi in Toscana, precisamente nella provincia di Pistoia, Montecatini Terme, ed è la baita di Babbo Natale. Questo è un vero e proprio villaggio della casa di Babbo Natale. Qui dovrete portare i vostri bambini se lo volete veramente far incontrare Babbo Natale in persona, perché è un percorso attraverso quale i bambini verranno accompagnati dagli elfi, nel villaggio degli elfi, nella fabbrica dei regali, si va all'ufficio postale dove è possibile spedire la letterina di Natale, provare la slitta di Babbo Natale fino al culmine, alla vera e propria camera di Babbo Natale, quindi si il letto, si vede il suo tavolo dove mangia, fino a vero e proprio Babbo Natale, quindi all'incontro con Babbo Natale in cui i vostri bambini secondo me diventeranno veramente pazzi di felicità. Quindi questi sono secondo noi i mercatini di Natale che meritano di essere visti con i vostri bambini. Noi ci abbiamo portato Lorenzo che era veramente veramente piccolino e ci siamo divertiti sia noi che ovviamente lui, anche se era ancora piccolino. Vi ricordo che per ulteriori approfondimenti di consultare il nostro sito ufficiale www.girandolina.it e mi raccomando, rimaniamo in contatto. Ci potete trovare su tutti i maggiori social network con il nome di Girandolina Viaggi. E vi ricordo anche il nostro consueto appuntamento settimanale, sempre qui su White Radio, con il nostro programma radiofonico Party con Girandolina, perché viaggiare è una festa, ogni martedì sera in diretta dalle 20 alle 21. Quindi non mi resta che innanzitutto augurarvi buon Natale a voi e a tutte le vostre famiglie, e a darvi l'appuntamento per il nostro prossimo programma, quindi al prossimo Pillole di Girandolina. Alla prossima, ciao a tutti!